Sono state il simbolo della lotta contro il Covid anche per l'ospedale di Pesaro. Hanno ospitato tanti pazienti nel corso dei mesi più duri e impegnativi dell'emergenza. E ieri, dopo 14 mesi, le tende allestite all'esterno di Marche Nord sono state smontate. Segnale importante di giornate e settimane che vedono diminuire ricoveri e ingressi nei diversi reparti pesaresi dedicati al virus. E che allo stesso tempo, però, ricorda il direttore sanitario di Marche Nord, Edoardo Berselli, non deve far abbassare la guardia e l'osservanza delle misure di sicurezza indicate per prevenire il contagio. È un bellissimo segnale anche psicologico, perché eliminare le tende sono state utilissime, ma sono state anche un simbolo dell'emergenza Covid. Togliere le tende, ieri è stato un momento quasi commovente, simbolico. Siamo stati lì con il medico di pronto soccorso, con i camion di pronto soccorso, e smontare ci ha dato soddisfazione e sollievo. Speriamo di non doverle mai più rimontare. La situazione per fortuna rispecchia un po' quella che è la situazione nazionale, quindi sono in diminuzione i ricoveri per Covid, stiamo ripotenziando al massimo delle possibilità la chirurgia, stiamo recuperando tutte le prestazioni che sono state un pochettino rallentate dovendo dare la priorità al Covid. E noi abbiamo dei percorsi separati anche fisicamente per gestire i malati Covid rispetto ai malati non Covid. Questo vuol dire che abbiamo un'intera palazzina con quattro reparti di degenza che sono destinati esclusivamente al Covid. In questo momento in questa palazzina abbiamo dei letti di terapia intensiva, dei quali 13 sono ancora occupati da pazienti Covid, e dei letti di semi-intensiva, dei quali 22 sono ancora occupati da pazienti Covid. Due reparti in questo momento non sono utilizzati, ma ne approfittiamo per fare delle migliorie, degli interventi tecnici. E al pronto soccorso ancora, mediamente, almeno una decina di pazienti sospetti Covid ogni giorno arrivano. Le fasce di età più avanti sono state quelle vaccinate per prima e queste sono quelle che meno sono colpite, per cui adesso si è abbassata l'età media. Sono per fortuna diminuiti sia i decessi e aumentano i guariti, per cui i segnali sono positivi. Sarebbe folle abbassare la guardia perché noi in qualsiasi momento per integrare le strutture e le risorse, voglio essere ottimista però, sta andando finalmente un pochettino meglio. Sul fronte vaccinazioni, secondo i dati forniti dalla Fondazione Gimbe, la platea di marchigiani che ha ricevuto la prima somministrazione è superiore al 36%, mentre il 19,7% della popolazione regionale ha già completato il ciclo vaccinale. L'assessore alla sanità Filippo Saltamartini ha inoltre annunciato che se il piano di consegne programmato a livello nazionale verrà rispettato, nel mese di giugno le Marche raggiungeranno il milione di prime dosi inoculate. Carenze invece sul fronte prenotazioni per la fascia d'età degli over 40, nonostante parte di questi sia già stata immunizzata rientrando in altre categorie già sottoposte alla vaccinazione.